Civitella è anche famosa purtroppo per un eccidio realizzato dai nazisti il 29 giugno del 1944, quando vennero uccisi 244 civili. E qua, di fronte alla Pieve, nella piazza Alcide Lazzari, ci sono numerose sculture che ricordano quel drammatico evento, traumatico per la comunità di Civitella. Dino, oltre ad essere il curatore del Museo d'Arte Contemporanea, ha un'altra storia molto importante da raccontare legato ad un evento storico accaduto a Civitella, qua. Il 29 giugno del 44. Cosa è successo quel giorno? È successo una tragedia, perché è stato il momento in cui il paese di Civitella praticamente è morto. Hanno ucciso tutti gli uomini validi. Io ho vissuto questa vicenda in casa mia, perché i tedeschi sono saliti in camera dove eravamo io, mio fratello, mio padre, hanno alzato i fucili, io mi sono sollevato sul letto, la pallottola mi ha alzato i capelli, sento ancora queste impressioni, ha colpito mio padre in faccia e gli ha aperto la faccia perché era una pallottola esplosiva. Mio padre si è accasciato sull'altro letto, l'altra pallottola ha preso mio fratello nelle tempia, è caduto anche lui dietro le cose e da lì la casa stava bruciando, perché di sotto c'era una falegnameria nei fondi e quindi la casa vampava. Siamo scappati da una Civitella che stava incendiandosi, perché loro tutti i cadaveri li facevano scomparire in queste voragini di fuoco. Ecco, qua c'è la stanza della memoria dove si racconta la vicenda di tutto un paese. Quante persone sono morte durante quell'eccidio? Perché si tratta di un eccidio. È difficile enunciare quelle che sono morte qui da tutte quelle che vengono uccise poi nei dintorni, al ponte della Palazzina, quelle che a Selva Grossa gli fanno scavare la buca, li mitragliano, poi li coprono di terra e uno è scappato da sotto perché era solamente ferito, è scappato in mezzo anche agli altri morti che non erano del tutto deceduti. E è sopravvissuto. Quindi un qualcosa che ha segnato in modo indelebile. La nostra galleria nasce dalla volontà di ripresa di tutta questa tragedia. Ecco, in questa stanza ci sono delle foto di alcune delle vittime e anche delle foto di Civitella dopo la distruzione avuta nei bombardamenti, sì, della guerra. E di chi ha commesso e ha guidato questo eccidio. Ah, ecco, questo è il capitano dell'esercito tedesco che ha guidato. E questi sono i signori che facevano parte della banda musicale della Wehrmacht, ma che erano qui quel giorno e suonavano quegli strumenti e stavano distruggendo il paese e loro solfeggiavano. Perché li abbiamo ritrovati come professori di grandi orchestre tedesche. Dino, io la ringrazio tantissimo per la sua testimonianza diretta per questo evento storico tragico che lei ha vissuto in prima persona, ma che è stata una tragedia anche per tutta la comunità di Civitella. No, io ringrazio voi perché tutto quello che portate alla conoscenza degli altri possa effettivamente servire per evitare che di nuovo succedano queste cose. Grazie tante.
Incontriamo adesso Terzilio Bozzi, vicepresidente dell'associazione Civitella Ricorda. Salve Terzilio. Buongiorno. Allora, di cosa si occupa questa associazione? L'associazione si occupa prima di tutto di ricordare i tragici eventi dell'eccidio del 29 giugno 1944 e allo stesso tempo trasmettere al mondo un messaggio di pace affinché fatti simili non si abbiano più a verificare. Ecco, tra l'altro qua siamo vicino a un monumento, no, che ricorda... Sì, perché periodicamente, in particolare nei 25esimi anniversari, 50esimi, cioè abbiamo sempre voluto ricordare in maniera più significativa proprio quei tragici fatti, con delle opere realizzate da vari artisti. La prima nel 25esimo è il bassorilievo che adesso andiamo a visitare. L'opera è stata realizzata dallo scultore Moschi, uno scultore molto importante che aveva già negli anni 40 realizzato un'opera per partecipare alla Biennale di Venezia. Rappresentava quest'opera un calciatore che stava dando un calcio al pallone. Hitler ha visto l'opera, l'ha voluta acquistare e l'ha portata nello stadio per lo svolgimento delle Olimpiadi. L'opera che vediamo rappresenta proprio la strage di Civitella, il dolore delle donne che fuggono portando con sé in collo o trascinando per mano i bambini, Civitella che sta bruciando. Su quest'opera il parlamentare Franco Antonicelli ha voluto scrivere due righe, ma due righe molto, molto interessanti, che avrei il piacere di leggervi. Pietà del giugno 1944. La mattina del 29 era festa in parrocchia per i santi Pietro e Paolo, ma il giorno che si apriva bellissimo diventò nebbia, fumo, fuoco, sangue, fragore di mitraglia, grida di uccisi. Essere uomini significò morire e gli uccisori non erano uomini, ma fiere impazzite. Cadde il parroco sacrificato benedicendo il suo popolo. Bruciarono nel luscio delle case i vivi e morti. Addio Civitella, che cosa sarà di noi? Fu il lamento delle donne rimaste sole. Ora Civitella è risorta da roghe e da ortiche. I tumuli sono fioriti, le lacrime seccate. I bambini che videro muti e pallidi sono cresciuti, il ricordo è cenere che un vento di giorno in giorno disperde. Ma non sia dimenticato il delitto che strazia anche l'inerme, sia fuggita la colpa che macchia anche l'innocente. Delitto e colpa che sono l'ingiusto guadagno e l'intolleranza padre e madre della guerra. Beh, sono parole molto toccanti che fanno capire cosa è successo davvero. Ha rappresentato proprio il dolore che si respira qui fra queste mura. Qua vicino c'è un altro luogo sempre legato a quei giorni, a quel giorno tragico. Sì, c'è il luogo dove vennero fucilati gli uomini, rastrellati per le case, presi in chiesa, perché qui hanno fatto come ad Auschwitz, hanno portato fuori tutte le persone che erano in chiesa. Su questa piazza hanno diviso gli uomini dalle donne e bambini, le donne e bambini sono state fatte fuggire in campagna, gli uomini a gruppi di 5 sono stati portati al massacro nel posto che ora andiamo a visitare. Andiamo. Si trova anche il monumento in ricordo del fratello Daniele Tiezzi, salvato dal plotone di esecuzione dando una forte gomitata all'ufficiale che ordinava di far fuoco. E dopo aver corso per la strada che abbiamo di fronte, essere stato ferito dal colpo di mitragliatrice che l'ha perforato il costato uscendo dalla pallottola davanti, ha avuto la forza di gettarsi dalle mura con un salto di 5-6 metri, saltare i piccoli muretti che delimitavano i campicelli e nascondersi dietro dentro un cespuglio di rovi, dove è stato ritrovato nelle prime ore del pomeriggio dalla cuginetta che stava cercando la mamma, perché le famiglie si erano disgregate, mamme, figlioli. È impressionante come un borgo così piccolo abbia subito una tragedia così grande, sicuramente.
Io la ringrazio, Terzigno, per la sua testimonianza e speriamo che tutto questo non vada perso nel tempo. È proprio quello che si prefigge la nostra associazione, che è quello proprio di lanciare sul mondo un messaggio di pace. Bene, e allora buon lavoro e speriamo che questo messaggio raggiunga più persone possibile. Grazie mille, grazie. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.